Ciao raga, come state? Di cosa parliamo oggi? Un argomento che a parecchi di voi potrebbe interessare: come prendere il patentino dei droni nel 2020. A differenza di prima, che si era obbligati a frequentare delle lezioni in aula, sostenere delle ore di volo con pilota ENAC certificato e spendere 1000 euro per poter avere il patentino per pilotare i droni, adesso non è più necessario tutto questo. Basta semplicemente sostenere un esame online direttamente da casa vostra sul sito dell'ENAC, ente governativo, e a superamento dell'esame pagare 31 euro e potrete scaricarvi in automatico l'attestato che vi conferisce il patentino per i droni. Questo attestato ha validità sia a livello di ENAC, quindi Italia, sia a livello di EASA, quindi a livello di patentino europeo, che è una cosa importante, no? Quindi vi permette in tutta Europa, oltre che in Italia, di pilotare droni sopra i 250 grammi. Perché dico questo? Perché esistono droni che pesano meno di 250 grammi e per pilotare quelli non è necessario avere nessun tipo di patentino. Basti vedere che è uscito da poco il nuovo drone Mavic Mini, che rientra nel peso dei 250 grammi e pilotabile tranquillamente senza patentino. E apro una parentesi, lo ritengo al momento l'unico drone semi professionale da poter utilizzare per effettuare delle belle riprese. Gli altri secondo me sono, lasciamo un po' il tempo che trovano, insomma, parliamo un po' di cinesate e quant'altro, piccoli droni giocattolo per bambini. Fino a luglio 2020 c'era addirittura la possibilità di sostenere 2 volte al giorno l'esame, fino a 6 volte, e si pagava solamente a superamento dell'esame 31 euro. Adesso purtroppo le cose sono cambiate e ogni volta che si sostiene un esame bisogna pagare questi 31 euro, quindi sicuramente non è così immediato come lo era fino a fine giugno di quest'anno. C'è da studiare, ma tra le varie fonti online e il materiale che lascia a disposizione l'ENAC, che permette di scaricarsi un manuale in PDF, quindi di poterselo stampare o lasciare direttamente salvato in formato elettronico sul proprio computer, tablet o cellulare. Inoltre è presente una circolare ad integrazione di questo manuale e a correzione di questo manuale, che anche quella è da studiare. Per entrambi vi lascio il link in descrizione per poter andare a scaricarvi i manuali necessari. Quindi, cosa bisogna fare sul sito dell'ENAC per poter prendere il patentino per i droni? Bisogna anzitutto registrare un account sul sito dell'ENAC. Per registrare un account sul sito dell'ENAC è necessario avere un'identità digitale, quindi lo SPID. Apriamo una parentesi, quindi. Come creo lo SPID? Vi propone diverse soluzioni, di cui molte sono anche a pagamento, però pagare 20-25 euro quando lo puoi fare gratis lo trovo alquanto ridicolo. Quindi consiglio, per creare l'identità digitale, quindi lo SPID, di utilizzare o il servizio delle Poste Italiane oppure il servizio sempre gratuito rilasciato da Sielte. Con le Poste Italiane si può fare sia presentandosi allo sportello postale, quindi richiedere l'identità digitale con il riconoscimento davanti all'operatore di sportello, oppure tramite l'app Poste ID, che vi permette di fare la richiesta direttamente da casa, dove dovrete anche registrare un video dove dite una frase prestabilita che c'è scritto per richiedere lo SPID, e mostrerete anche la vostra carta di identità digitale, perché per chiedere con Poste ID direttamente a casa bisogna avere o un passaporto elettronico o una nuova carta di identità di quelle a tessera, diciamo, non le vecchie carte di identità cartacea. Una volta che è stato attivato lo SPID, tenete presente che con Poste ID ci mette all'incirca 2 giorni lavorativi ad arrivarvi l'attivazione dello SPID, potrete accedere al sito dell'ENAC. Entrando nel sito dell'ENAC, andando nella sezione I miei esami e attestato di pilota APR, vi permette di accedere all'area esami web. Ricordatevi questa cosa prima di dare l'esame: ogni risposta esatta sono 2 punti, ogni risposta non data sono 0 punti,
e ogni risposta errata data è meno un punto. Quindi consiglio, se non sapete la risposta, piuttosto di lasciarla vuota, perché se la sbagliate andate a farvi sottrarre un punto contro invece non guadagnarne. Per superare l'esame bisogna totalizzare almeno 60 punti, che è il corrispondente del 75% dei punti totali che si possono fare, che sono 80. Una volta che avete superato l'esame, nel vostro profilo vedrete la possibilità di pagare i 31 euro, quindi pagare 31 euro solamente una volta che avete superato l'esame. E una volta pagato, apro un'altra parentesi, il pagamento non può essere effettuato con PayPal, quindi lo potete fare con per esempio carte di credito. A questo punto, una volta effettuato il pagamento, potete scaricare sempre dal vostro portale ENAC, dalla vostra area riservata, il vostro attestato di pilota APR, che sarà un PDF che potrete conservare sia in forma digitale che stampare, da averlo a disposizione per qualunque richiesta o appendervelo sul quadretto al muro, da avercelo comunque esposto. E quindi, insomma, prendere il patentino per i droni è diventata una cosa molto più semplice rispetto a quanto era tempo fa, sia a livello economico, quando ti costava sui 1000 passa euro, adesso con 31 euro se lo passi la prima volta l'esame hai già il patentino, sia anche a livello di logistica, nel senso che non devi più andare a frequentare corsi, fare le ore di volo con un pilota ENAC certificato, quindi è tutto molto più semplice. Vi chiederete come mai tutte queste agevolazioni? Ma io mi sono fatto un pensiero, penso che ormai con l'alta richiesta che c'è di questi patentini per i droni, sia a livello professionale che amatoriale, presumo anche che l'ENAC, quindi l'ente governativo, abbia optato per far sì che chi porta i droni e li pilota abbia un minimo di conoscenza basilare delle regole. Quindi anche da un certo punto di vista si parla di cercare un attimino di tutelare un po' di più la sicurezza di chi pilota e degli altri, a mio avviso. Questo è un pensiero che mi sono fatto. Per questa puntata è tutto. Mettete un bel like al video, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina per le notifiche. Niente, ricordatevi che in descrizione trovate tutti i miei link social, il link anche al canale Telegram dove trovate un sacco di offerte ed errori di prezzo di Amazon. Inoltre, per chi volesse sostenere il canale YouTube, trovate il link per effettuare una donazione PayPal. Grazie di avermi seguito e ci vediamo alla prossima puntata. Ciao ragazzi!